L'acropoli di Atene, con i suoi monumenti giganteschi, è al contempo di una composizione talmente elegante ed ordinata da farli sembrare in equilibrio con il mondo, è un emblema della grandezza della Grecia classica e, al contempo, un simbolo per tutto il mondo occidentale, dal momento che incarna i concetti di bellezza assoluta, libertà di pensiero, democrazia. Attraverso gli occhi estasiati di decine di generazioni, questi monumenti sono diventati più della semplice espressione di un popolo antico e sono arrivati ad incarnare un ideale assoluto. Noi oggi possiamo andare a visitarli per ammirare un luogo dove la storia sembra quasi essere rimasta ferma ai tempi di Pericle. Ed allora, perché è finito in Tour Impossibili, la rubrica che racconta dei monumenti perduti? Beh, perché in realtà la storia in questo posto non è rimasta ferma, ma è stata mandata indietro a forza. Dietro il divino equilibrio di questi marmi si nasconde una storia tutt'altro che equilibrata, che mescola l'esaltazione assoluta del passato ed il suo rifiuto totale. Probabilmente la maggior parte di voi conoscerà già i monumenti dell'Acropoli di Atene, ma se non è così, niente paura. Avrete l'occasione di sperimentare una meraviglia che si prova poche volte nella vita. In questa occasione non posso raccontarvi tutta la loro storia, ma vi lascio qualche link in descrizione e vi auguro di poterli vedere presto di persona. Molto brevemente, l'Acropoli, per definizione, è il punto più alto di una città, e di solito, per questo motivo, è usato per scopi difensivi, una sorta di castello dove rifugiarsi in caso di pericolo, e che col tempo finisce per diventare anche un simbolo della città, ospitando templi importanti e cerimonie sacre fondamentali per la coesione della cittadinanza. L'Acropoli di Atene non ha fatto eccezione. È stata un punto strategico ed al contempo sede di importanti templi fin dagli albori della città, finché un giorno, però, non cambiò tutto. Serse, imperatore dell'immenso impero persiano, decise di conquistare le città indipendenti della Grecia, Atene compresa. Serse, per sua sfortuna, fece male i suoi conti e la spedizione si risolse in una catastrofe. Così il grande impero si infranse davanti alle piccole città-stato della Grecia. Ma i greci pagarono a caro prezzo questa vittoria. In particolare, nel 480, gli ateniesi dovettero abbandonare la propria città poiché indifendibile, e Serse la occupò, sbaragliò la guarnigione asserragliata nell'acropoli ed infine rase al suolo questo simbolo della città. Quando la guerra finì, fu proprio Atene a trarre maggiore vantaggio dalla vittoria, iniziando un periodo di 50 anni di prosperità che la porteranno a capo di quello che si può considerare un vero e proprio impero. Simbolo di questa ripresa fu proprio l'Acropoli, che fu ricostruita con una magnificenza che mai la Grecia aveva visto prima, con la partecipazione dei più importanti architetti ed artisti che si conoscessero. Sorsero così il grandioso Partenone, ovvero il Tempio di Atena, dea protettrice della città, l'elegante Retteo, con le sue colonne dalle sembianze umane, il piccolo gioiello rappresentato dal Tempio di Atena Nike, ed il nuovo monumentale ingresso costituito dai Propilei. Come ho detto, ancora oggi possiamo ammirare questi monumenti straordinari. Certo, portano evidenti segni degli acciacchi provocati dall'aver attraversato ben 2500 anni di storia, ma sono ancora lì, con le colonne in piedi e spesso anche gli architravi, i timpani e le decorazioni ancora in posto. Una cosa non da poco. La domanda a questo punto è d'obbligo. È possibile che nel corso di 2500 su questa collina non si sia fatto assolutamente niente di cui sia rimasta traccia? Possibile che le popolazioni che seguirono i Greci furono unicamente in grado di danneggiare i grandiosi monumenti già presenti? Ovviamente no. La storia che è avvenuta dopo l'Atene classica è ricca di avvenimenti che hanno coinvolto continuamente l'Acropoli, ed il fatto che di tutta questa storia ora non resti praticamente alcuna traccia mi ha sempre colpito, perché dice molto su di noi e sul nostro modo di gestire tanto il nostro passato quanto i nostri ricordi.
Il monumento su cui ci concentreremo sono i propilei, i cancelli d'ingresso all'acropoli, che saranno un perfetto strumento per capire rapidamente cosa è successo in questo sito nel lungo periodo che separa la Grecia classica dai nostri giorni. Quando, dopo la distruzione persiana, Atene si dedicò alla ricostruzione, la potenza della città era tale da non dover più temere attacchi diretti che richiedessero un ripiegamento fino all'acropoli, la quale, quindi, non aveva più bisogno di essere fortificata. Di conseguenza, l'ingresso non fu pensato come un bastione difensivo, ma come un maestoso portale, atto a mostrare fin dall'ingresso la grandezza di Atene. Attraverso un'ampia gradinata al centro della quale passava una rampa per consentire il passaggio degli animali, si raggiungeva un portico a 6 massicce colonne doriche che sostenevano un grande timpano ed erano affiancate da 2 più piccole ali da 3 colonne l'una. Quella di sinistra portava alla cosiddetta pinacoteca, mentre quella a destra permetteva di raggiungere il tempietto di Atene Nike. Una volta attraversato il colonnato principale, ci si trovava davanti ad una sala a 3 navate divise da slanciate colonne ioniche, che sostenevano un altissimo soffitto che per l'epoca era un vero capolavoro di ingegneria e che deve aver lasciato con la bocca aperta ed il naso all'insù un bel po' di persone. Alla fine della sala, attraverso 5 porte monumentali, si raggiungeva un portico simile a quello da cui si era entrati e che si affacciava sull'acropoli. Si trattava di un'opera unica nel suo genere, sia perché era uno dei pochi edifici monumentali a non essere un tempio, bensì un'infrastruttura civile, ma anche perché la sua posizione d'ingresso ai margini dell'acropoli la portava a sussistere su un notevole dislivello, costringendo l'architetto a trovare soluzioni del tutto originali per risolvere il problema, come quella di porre le 2 facciate a quote differenti ed usare colonnate di altezze diverse. In realtà, nella mente del progettista, che si chiamava Mnesicle, erano previsti anche altri ambienti laterali, che però non furono mai aggiunti, lasciando l'opera formalmente incompleta. Agli ateniesi, comunque, sembra che andò anche bene così. L'edificio, per come l'abbiamo descritto, fu finito entro il 432 a.C. e rimase praticamente intoccato per un bel po' di tempo, vedendo, tra le altre cose, il crollo della potenza ateniese, l'improvvisa ascesa dell'impero di Alessandro Magno, il suo altrettanto rapido disfacimento in tanti piccoli stati ed infine l'arrivo dei Romani. In questi 2-3 secoli, a parte probabili restauri, niente fu toccato. Roma fu la prima a mettere mano all'opera di Mnesicle. L'ingresso all'acropoli era un posto strategico anche dal punto di vista visivo, perché si trovava sotto gli occhi di tutti. Un luogo, insomma, che oggi pagherebbero oro per poterci mettere qualche pubblicità. I Romani, che in quanto a propaganda non erano secondi a nessuno, pensarono bene di farsi pubblicità a modo loro, ovvero mettendo un alto piedistallo di fianco alla gradinata d'ingresso. La base, che è del secondo secolo a.C., è conosciuta come Piedistallo di Agrippa e doveva sostenere la statua di qualche importante personaggio della Repubblica. Un secolo dopo diedero anche una sistemata alla gradinata, ampliandola, dopodiché i propilei tornarono a non essere toccati per un bel po' di tempo. Ci si sarebbe potuti aspettare che la sfarzosa Roma degli imperatori, che tanto marmo aveva sparso sui suoi territori, non resistesse dal dare una sistemata anche a questo edificio, ma se da un lato i propilei dovevano essere considerati già sufficientemente monumentali, anche per gli standard imperiali, dall'altro sussisteva anche un profondo rispetto da parte di Roma per i monumenti simbolo di una cultura alla quale i latini tanto erano debitori. Le cose iniziarono a cambiare nel III secolo d.C., quando l'impero cominciò a mostrare i primi segni di cedimento e le città, dopo secoli, dovevano tornare a preoccuparsi da sole di possibili attacchi. Fu così necessario costruire una porta fortificata affiancata da 2 torri a protezione dei propilei. La porta, comunque, fu costruita a valle, lasciando intatta la magnificenza dell'ingresso classico. Di fianco ai propilei, inoltre, furono costruite delle grandi cisterne sotterranee per garantire una fornitura d'acqua in caso di assedio.
In questo modo, dopo quasi 7 secoli, l'acropoli tornava, suo malgrado, ad essere una fortezza. Da questo momento la storia inizia a divenire gradualmente sempre più confusa e lacunosa. Alla fine del IV secolo, Atene era parte dell'Impero Romano d'Oriente e non abbiamo notizie fino al 1183, quando sappiamo che i Propilei vennero usati come residenza del vescovo di Atene. Il crollo dell'impero e le continue guerre avevano lasciato il segno, ed ormai bisognava soprassedere sul valore estetico e simbolico di certi monumenti per privilegiarne quello funzionale. In questi secoli, in realtà, il valore dei monumenti classici era del tutto sparito, e ovunque statue e templi venivano smontati per essere riutilizzati in edifici forse meno maestosi, ma sicuramente più pratici. Bisogna anche dire però che il nostro edificio era talmente massiccio che il suo stesso smontaggio sarebbe stato un'operazione faraonica e risultava decisamente più pratico riutilizzarlo così com'era. Di conseguenza al nostro edificio dopo tutto andò piuttosto bene. Avrà sicuramente dovuto subire importanti riadattamenti per creare ambienti più piccoli ad uso del vescovo, ma restò intero e si trasformò nella prestigiosa residenza di un personaggio illustre. Andando avanti nel tempo, con la Quarta Crociata, che invece di raggiungere Gerusalemme aggredì Bisanzio, l'impero bizantino ricevette un durissimo colpo e nel 1204 Atene passò sotto il controllo dei Franchi, che si organizzarono in vari stati crociati. I Propilei, già sistemati per il vescovo, passarono così ad essere la residenza del duca di Atene. La parcellizzazione degli stati in elementi sempre più piccoli ed instabili e la presenza sempre più costante della guerra, però, si concretizzò sull'acropoli nel bisogno sempre più pressante di fortificazioni, e così al nostro edificio toccò la prima vera trasformazione radicale, da ingresso a castello. Una massiccia e larga torre fu costruita dietro l'ala nord e, più tardi, un'altra torre molto più alta, la cosiddetta Torre Franca, fu alzata usando l'ala sud come base, mentre gli spazi tra le colonne furono chiusi, lasciando come aperture solo piccole finestre e feritoie. Ancora, sul tetto dell'edificio principale e della pinacoteca fu alzato un secondo piano, ed infine fu aggiunto un tipico tocco medievale ricoprendo il tutto di merlature. La struttura, in questo modo, aveva finito per assumere un aspetto davvero singolare, perché le mura medievali coprivano solo in piccola parte i marmi classici, ed a noi sarebbe potuto sembrare che, per un teletrasporto finito molto male, un tempio greco ed un castello medievale fossero finiti fusi assieme. Tutte queste fortificazioni, però, servirono a ben poco davanti al sempre più potente impero ottomano, che nel 1453 era riuscito a conquistare la capitale dell'ormai da lungo tempo morente impero bizantino. Caduto a Bisanzio, che era il vero freno all'espansionismo turco, i piccoli staterelli della Grecia crollarono rapidamente uno dopo l'altro, ed appena 5 anni dopo, nel 1458, anche Atene era diventata turca. Franco Acciaiuoli, l'ultimo duca di Atene, abbandonò la sua residenza nei Propilei, che venne presto occupata dal Disdar, il comandante turco designato al controllo della cittadella, ovvero l'acropoli ora militarizzata. La conquista turca fu per Atene meno traumatica di quanto si possa pensare. Quando il sultano Mohammed II visitò la sua nuova città, restò talmente meravigliato dai monumenti classici, praticamente intatti soprattutto sull'acropoli, che decise di concedere importanti privilegi e libertà ai cittadini di quel posto stupendo. Insomma, vedete di conservare bene i monumenti della vostra città, così magari il prossimo conquistatore, preso bene, non vi sterminerà. Nonostante Atene non abbia quasi ricevuto danni dalla conquista turca, da questo momento la continua guerra tra l'impero ottomano e le potenze occidentali, tra le quali i veneziani sono stati più accaniti, portò ad un progressivo isolamento della città, che per quasi un secolo smise di ricevere visitatori dall'Europa. Un'Europa che pian piano quasi si dimenticò di lei. Le informazioni che giungevano erano talmente scarne che nel 1575 un professore di Tübingen arrivò a chiedere ad un suo corrispondente in Grecia se Atene ancora esistesse.
Fu solo durante il 600 che i primi visitatori occidentali ripresero ad arrivare in città, facendo anche preziosi disegni che oggi sono fondamentali per capire ciò che era avvenuto nel frattempo ai Propilei. La struttura medievale è più o meno rimasta invariata, ma a cambiare è stato tutto ciò che la circondava. La porta Beaulieu di epoca romana, che probabilmente durante il Medioevo era stata parzialmente riusata, sparì del tutto, per lasciare il posto alla grande batteria occidentale, una massiccia fortificazione che ospitava 4 cannoni. In questo modo i turchi aggiornavano la cittadella alla guerra moderna, che ormai faceva abbondante uso della polvere da sparo, contro la quale gli alti ma esili muri medievali potevano ben poco. Inoltre, attraverso muri e terrapieni, trasformarono il ripido pendio che portava su ai Propilei in una serie di terrazzi che costringevano chi volesse entrare a percorrere un tortuoso tragitto attraverso ben 5 ingressi sorvegliati, rendendo quasi inespugnabile l'altura. A rimetterci di più da questa imponente opera fu il piccolo tempietto di Atinanike, che fu parzialmente inglobato nelle nuove strutture. Se la facciata a Valle dei Propilei riceveva così tante attenzioni, nel frattempo quella opposta, che si affacciava sull'Acropoli, nonostante fosse frequentata quotidianamente, rimaneva davvero trascurata, al punto da fare la classica fine del reperto archeologico, ovvero finire sotterrata. La pendenza della collina, infatti, portò al lentissimo ma continuo franare di terra dalla sommità verso la facciata del nostro edificio, così che sotto i turchi finì per trovarsi interrato a metà. La mole di terra era ormai tale che, piuttosto che rimuoverla, convenne creare nuove porte poste in alto ed accedere ai vani attraverso scale a pioli. Abbiamo accennato ai cannoni e al nuovo tipo di guerra con la polvere da sparo. Immaginerete quindi facilmente che serviva un posto sicuro dove conservare le grandi quantità di polvere e munizioni necessarie. La scelta cadde proprio sui Propilei, che, oggettivamente, con i suoi spessi muri in grossi blocchi di marmo pentelico, risultavano più solidi delle stesse fortificazioni moderne. Insomma, cosa sarebbe potuto mai andare storto? Beh, alla fine, a furia di giocare con il fuoco, qualcosa andò davvero storto e, nel 1640, la polveriera esplose. Il piano superiore ed il tetto della parte orientale furono completamente disintegrati, insieme al frontone orientale, che era riuscito a rimanere intatto per ben 2070 anni. Le pareti dell'edificio, comunque, si rivelarono effettivamente solide come ci si aspettava e sopravvissero all'impatto con pochi danni. Ancora oggi è possibile vedere le tracce di quell'esplosione, precisamente su una finestra che evidentemente fece da valvola di sfogo. Dopo questo evento, la guarnigione imparò così bene la lezione che decise di spostare la polveriera fuori dai Propilei, per metterla nel Partenone, il più importante tempio dell'Acropoli, che a quei tempi era ancora miracolosamente intatto. Ancora una volta, cosa sarebbe mai potuto andare storto? Ad andare storti questa volta furono i veneziani e la loro eterna guerra ai turchi. Sotto la guida dell'ammiraglio Morosini, nel 1687 la flotta veneziana assediò Atene ed iniziò a bombardare l'Acropoli, mirando proprio al Partenone, dove sapevano che si nascondeva la polveriera. Dopo 2 giorni di cannoneggiamenti, il 26 settembre un colpo riuscì finalmente a centrare il cuore del tempio, facendo saltare la polveriera e dilaniando l'edificio con un'esplosione catastrofica. La notizia buona per i veneziani fu che la perdita delle munizioni costrinse i turchi ad arrendersi e ad abbandonare la città. La cattiva fu invece che non sarebbero riusciti a mantenerne a lungo il controllo. Appena 5 mesi dopo il loro ingresso, infatti, i veneziani dovettero andarsene, pressati dalla continua minaccia dell'avanzata turca. A questo punto, però, i cittadini ateniesi, che erano in maggioranza cristiani e si erano quindi mostrati ben felici dell'arrivo di una potenza cattolica, temettero una possibile ritorsione del sultano, decidendo così di abbandonare in massa la città, che rimase deserta per ben 3 anni, una vera e propria città fantasma. Quando, nel 1690, i turchi rientrarono ad Atene, cercarono di convincere gli ateniesi a tornare alle loro case garantendo incolumità ed il ritorno al possesso di tutte le proprietà.
ma dovette trattarsi comunque di una ripresa molto lenta e sofferta. Per i successivi 60 anni, di nuovo, Atene tornò a chiudersi all'Occidente e si ebbero nuove notizie solo nel 1750. La conquista veneziana spinse il sultano ad una possente opera di fortificazione della cittadella. Alla grande batteria occidentale si aggiunse la batteria bassa, posta di fianco alla prima, una batteria intermedia su uno dei terrazzi ricavati sul pendio e la batteria alta, che fu costruita direttamente sull'edificio dei propilei. La potenza di fuoco turca passava così da 4 a ben 19 cannoni. Purtroppo, per ricavare la batteria alta, fu necessario abbattere il piano superiore, e con esso il timpano occidentale dell'edificio classico, quello che era sopravvissuto all'esplosione della polveriera, per capirci. Dove prima si affacciavano i rilievi del timpano ad accogliere i visitatori, ora sporgevano i cannoni, separati tra loro non dalle solite merlature, ma dalle sommità delle colonne superstiti che prima reggevano il timpano. Se prima la commistione tra nuovo ed antico permetteva di apprezzare entrambi gli aspetti della struttura, adesso era possibile riconoscere ben poco dei marmi classici, nascosti dalle robuste fortificazioni moderne o del tutto distrutti. L'impero ottomano aveva rinsaldato le sue posizioni, ma già si preparavano le basi per una nuova spina nel fianco, ovvero la nascita di un'identità nazionale greca, che col tempo sfociò in un'aperta spinta all'indipendenza. Nel 1821 i tempi furono maturi per lo scoppio di una vera e propria guerra per l'autonomia, che coinvolse tutto il territorio greco. Già l'anno successivo i greci riuscirono a prendere la fortezza ateniese, nonostante tutti i suoi cannoni, e riuscirono a tenerla per ben 3 anni. Durante questo periodo, tra le altre cose, usarono l'alto piedistallo di Agrippa, quello di epoca romana, per montarci su una torre di osservazione. Dopo alterne vicende durate 9 anni, nel 1830 il Protocollo di Londra sanciva finalmente l'indipendenza della Grecia. 3 anni dopo, l'ultima guarnigione turca abbandonò la cittadella, che il nuovo governo greco dichiarò smilitarizzata e protetta in quanto area archeologica di rilievo. Dopo 15 secoli, così, l'Acropoli smise nuovamente di avere funzioni militari per tornare ancora una volta ad essere un simbolo ed un luogo di cultura. Fu proprio a questo punto che avvenne il reset dell'Acropoli, ed in meno di 10 anni sparirono quasi 2500 anni di storia. Gli archeologi greci ed europei, infatti, decisero di rimettere in luce i monumenti dell'età di Pericle, tanto importanti e tanto maltrattati, liberandoli di tutto ciò che si era andato ad aggiungere successivamente. Dietro questa operazione c'era ovviamente il grande amore verso l'arte classica, qualcosa che all'epoca era molto più viscerale e totalizzante di quello che proviamo ora, e c'era anche il totale disinteresse verso il Medioevo, un periodo considerato di decadenza e poco interessante, ma non era tutto qui. L'ideale di grecità classica aveva avuto un ruolo molto importante nella formazione dell'identità greca moderna e di conseguenza i monumenti classici assumevano un importante valore simbolico, così come invece le fortificazioni turche portavano il pesante ricordo dell'oppressore. In nome dell'ideale di bellezza classico e della rinata patria greca, si diede così l'avvio ad un'imponente opera di demolizione di tutte le strutture medievali e moderne per riportare alla luce i monumenti classici. I lavori iniziarono immediatamente, già nel 1934, e nel 1939 l'area era praticamente sgombra da qualsiasi testimonianza che non fosse antica. Rimaneva solo la Torre Franca, che, alta ed imponente, era l'opera più difficile da smantellare. Servì un sostanzioso finanziamento da parte di Heinrich Schliemann, lo scopritore di Troia, perché si procedesse a smontare la torre. Diverse voci, però, si opposero alla demolizione, argomentando che ormai la maggior parte degli edifici classici erano stati esposti e la Torre Franca sarebbe potuta sopravvivere al ricordo di un lunghissimo periodo storico che non meritava di essere totalmente eradicato.
Ovviamente queste voci non furono ascoltate. Il bisogno di vedere l'acropoli riportata quanto più vicino possibile al suo stato originario era troppo impellente per poter essere frenato. Anche i successivi scavi archeologici adottarono fondamentalmente gli stessi principi delle demolizioni. Dal 1885 al 1890 una serie di campagne di scavo estremamente sistematiche fu condotta sull'acropoli con l'obiettivo di scavare fino a raggiungere ovunque la base rocciosa, evidenziare ogni elemento importante e rimuovere tutto ciò che non appartenesse all'acropoli classica o a fasi precedenti, persino le fondazioni non visibili. A cavarsela, tra i resti non classici, furono solo una parte delle cisterne romane, la cui malta era talmente dura da essere quasi indistruttibile, ed il piedistallo di Agrippa, la prima aggiunta mai fatta ai propilei, così antico da essersi guadagnato la sopravvivenza. Cavadias, l'ispettore che diresse i lavori, salutò così la restituzione dell'acropoli al suo passato classico. La Grecia consegna l'acropoli al mondo civilizzato, decoroso monumento del genio greco, ripulito da ogni barbarismo, forziere unico e venerabile di straordinari lavori dell'arte antica. Come abbiamo visto, l'acropoli di Atene ha da raccontare ben più del semplice splendore classico. Si tratta di una storia che personalmente mi ha catturato molto, anche perché all'interno di un luogo simbolo di eleganza e di equilibri ideali ha portato l'umana quotidianità, con i suoi problemi pratici, le soluzioni prosaiche ed anche la rassegnata convivenza con la banalità della guerra. Anche se meno spettacolare di quella che raccontano i marmi classici, si tratta di una storia importante in sé, come tutte le storie, ma anche perché fa da ponte tra noi ed il periodo classico, permettendoci di comprendere come si è passati dall'Atene di Pericle alla metropoli moderna, evitando banalizzazioni e pericolose idealizzazioni. Ripercorrendo questa storia, diventa evidente che si può comprendere la complessità dell'Atene moderna solo se si tiene conto di tutto questo percorso plurimillenario, mentre se ci si limita alla contemplazione della sola bellezza ideale classica, si finisce in uno studio della storia chiuso in se stesso che, questo davvero, ha poco di utile da dire alla nostra società contemporanea. Purtroppo, come ormai sapete, sui propilei gli eventi non seguirono questi principi. L'amore verso quei monumenti in marmo pentelico è stato tanto assoluto quanto è stato assoluto il rifiuto di tutta la storia che venne dopo di loro. Davanti ad un discorso del genere risulta molto facile dividersi in due schieramenti. Da un lato chi condanna queste demolizioni come una irrimediabile perdita di millenni di storia, dall'altra chi le difende, perché hanno permesso di portare alla luce monumenti ben più importanti di qualche torre medievale. La questione però è più complicata di così. Tanto per iniziare, hanno un po' di ragione entrambe le parti. Se il danno della perdita dei resti medievali è evidente, e ho già chiarito che per me questo aspetto è fondamentale, è altrettanto palese che non sarebbe mai stato possibile recuperare i monumenti classici senza demolire ciò che li copriva. Attenzione, non si tratta solo di quale aspetto del sito rendere al visitatore, ma della scoperta vera e propria delle fasi più antiche che, coperte dalle mura medievali, erano praticamente sconosciute agli archeologi moderni. Inoltre, una grande quantità di elementi architettonici, rilievi ed iscrizioni erano state riutilizzate all'interno delle fortificazioni e l'unico modo per riscoprirle era proprio la demolizione delle fortificazioni. L'indagine archeologica prevede che per scoprire una cosa antica bisogna eliminare le cose più recenti che la coprono. Per questo si dice che lo scavo è distruzione. Ma cosa vale la pena distruggere e cosa invece è fondamentale conservare? Tutta l'indagine archeologica deve quotidianamente compiere difficili scelte su cosa distruggere e cosa salvare, alla continua ricerca del compromesso migliore, sapendo che la soluzione perfetta che farà felici tutti semplicemente non esiste. Nel caso dell'acropoli, l'importanza dei monumenti classici era tale da rendere accettabile il sacrificio di qualche torre medievale. Il problema, però, è stato duplice. Per prima cosa non si è scelto alcun compromesso, ma si è proceduto ad una distruzione sistematica degna di una damnatio memoriae.
E come secondo aspetto, ancora più grave, non si è documentato nulla. Se l'archeologia è distruzione, infatti, è anche vero che una regola sacra di questa disciplina è che qualsiasi cosa, anche la più insignificante, prima di essere distrutta deve essere documentata con rilievi, disegni, posizionamenti, descrizioni, in modo da conservare una chiara conoscenza di ciò che è stato sacrificato. Questa premura, purtroppo, non è stata usata nei confronti dei resti medievali e moderni dell'Acropoli, ed io ho potuto raccontarvi la loro storia solo grazie alle interpretazioni dei disegni fatti dai visitatori che passarono per la città, ben poco rispetto a quello che si sarebbe potuto sapere indagando direttamente i resti prima di demolirli. Sarebbe ingenuo, però, limitarsi ad elencare le problematiche tecniche di questo dibattito ignorandone l'aspetto ideologico, perché l'archeologia è, volente o nolente, anche politica. Già dalle parole conclusive di Cavvadias risulta evidente che gli archeologi greci non si approcciarono all'Acropoli con il sereno distacco che ogni ricercatore dovrebbe avere con il suo oggetto d'indagine. Abbiamo già accennato che ci furono almeno tre importanti cause sociopolitiche dietro le demolizioni: l'idealizzazione del classicismo avviata nel Settecento da Winckelmann, che elevava l'arte greca ad un canone che travalicava i limiti dell'archeologia e dell'arte e trasformava le manifestazioni artistiche degli altri popoli in mere degenerazioni barbariche. Poi la romantica associazione tra la Grecia antica e quella moderna, che spingeva gli indipendentisti greci, dopo millenni di dominazione straniera, a trovare nei marmi classici il ricordo di una Grecia libera e fiorente. Infine, l'odio verso l'oppressore turco, di cui le fortificazioni dei Propilei erano diventate un simbolo. Demolirle voleva dire essere liberi. Con gli occhi di oggi è facile vedere gli enormi problemi che nascono da azioni del genere. Eliminare i ricordi spiacevoli è sempre una pessima scelta, perché il passato continuerà comunque a far parte di noi, ma non avremo più gli strumenti per capirlo. La secolare presenza dei turchi in Grecia ha necessariamente influito in maniera sostanziale sulla cultura greca, ma questo contributo fu rigettato in toto. Non solo il turco era il nemico, ma, come dice Cavvadias, l'archeologo che abbiamo citato, erano barbari. Come dicevo, però, è facile criticare questa visione con gli occhi di oggi. Citando Tanulas, autore del Trattato sui Propilei, ci si sarebbe dovuti aspettare che una nazione, appena liberata da una schiavitù durata 4 secoli, avrebbe dovuto rispettare le vestigia di quella schiavitù che avviluppavano ciò che sembravano i simboli del suo glorioso passato e di un promettente futuro? Il contesto politico e culturale, quindi, ci dice che la questione tecnica fu l'ultimo dei problemi, e l'entusiasmo per l'indipendenza appena conquistata rese la distruzione degli edifici medievali una scelta quasi obbligata. Ogni scelta, però, ha un costo, ed il prezzo di queste decisioni politiche ed ideologiche non fu pagato solo dalle fortificazioni turche e con un danno alla memoria fatto a tutta l'umanità, ma, per assurdo, pesò sugli stessi monumenti classici che i greci volevano proteggere ed esaltare. Come abbiamo visto, la fusione tra le strutture classiche, medievali e moderne è avvenuta in maniera estremamente lenta e graduale, fino a creare una sorta di simbiosi tra le varie murature. Le opere più recenti non si appoggiavano semplicemente a quelle più antiche, ma, a furia di aggiungere e rimuovere, le une e le altre finirono per sostenersi a vicenda. Così, quando all'improvviso fu rimosso tutto ciò che era ritenuto superfluo, molte delle parti classiche esposte risultarono instabili e necessitarono di restauri molto invadenti. Restauri che fecero largo uso di cemento e ferro, i quali, arrugginendosi e disgregandosi, crearono seri danni ai marmi, rendendo necessari ulteriori, complicati interventi che hanno impegnato i restauratori praticamente fino ai giorni nostri. Quello che ho raccontato è solo uno dei tanti casi del nostro passato recente in cui gli entusiasmi legati ad ideali e politica hanno spinto a compiere azioni avventate su resti particolarmente simbolici del nostro passato. Scelte guidate sempre dalla convinzione di stare facendo la cosa giusta e dal desiderio di farla il prima possibile, ma delle cui conseguenze troppo spesso ci si è dovuti pentire.
Probabilmente sarebbe una buona cosa se, invece di cercare di piegare i resti del passato ai nostri frenetici entusiasmi, imparassimo da loro, che hanno visto scorrere i millenni, un po' di sana pazienza. Potrebbe farci davvero tanto bene. La convivenza tra classico, medievale e moderno, che ad Atene è sembrata così inconcepibile, altrove si è dimostrata non essere così assurda, anzi, ha portato alla nascita di nuovi, involontari gioielli, certe volte anche più belli della stessa opera originale. Roma è sicuramente l'esempio migliore in questo senso. Nel Foro di Traiano, ad esempio, l'enorme spiazzo dove la gente si riuniva all'epoca degli imperatori, durante il Medioevo fu occupato da un disordinato ammasso di case, che ancora oggi è possibile vedere. Demolirle avrebbe voluto dire cancellare un momento pieno di vita della città per ricostruire un enorme spazio vuoto che, nell'attuale contesto urbano, non avrebbe comunque permesso di apprezzare i volumi del Foro di Traiano. L'esempio che considero tra i più belli, ed anche quello che si accosta meglio al caso ateniese però, è il Teatro di Marcello. L'edificio, che conserva i primi due piani classici sopra i quali è stata costruita una residenza in epoca medievale, è un capolavoro non nonostante le intrusioni medievali, ma proprio grazie a questa elegante commistione, che rende il tutto molto più vivo e pittoresco di quanto sarebbe stato il teatro se fosse rimasto intatto.